Buongiorno a tutti, buona domenica e devo dire scusate per questa faccia distrutta che ho, però la colpa non è la mia. Te vi faccio vedere che girare i video è quasi incomodo, nel senso che la gente passa e ti fissa. A parte questa sensazione di stare in vetrina, vengo da una nottata in bianco perché, vabbè, sapete già che da un lato c'ho la casa che hanno comprato Nico e Ica, che non so se affitteranno, venderanno, però insomma, vabbè, di giorno tanti rumori perché ci sono i lavori, ma ci mancherebbe. Il problema è che io devo capire che sta succedendo invece dall'altra parte. La mia vicina di qua fa cose strane. Allora, già una notte veramente la musica a palla, poi una che vive da sola, insomma, beh, alle 4-5 di mattina, ma sul serio fortissima, perché poi io ho un livello di tolleranza altissimo, cioè sono abituatissima ormai ai muri sottili e in più proprio di carattere, se non fai un vero vero casino mai mi metterei a romperti le scatole, proprio vivi e lascia vivere. Beh, veramente era troppo, erano le 5, 4 e mezza, 5 di mattina, mi sono svegliata perché la musica era veramente qualcosa di troppo, quando è troppo è troppo. Ho provato a fare qualche bussio sul muro, niente, alla fine ho preso e sono andata a bussargli pure la porta, perché insomma certo non ero io che andavo a svegliare lei. Beh, mi rendo conto, bussando in tutti i modi, perché poi era tutto acceso, che la casa era completamente vuota, lasciata vuota, con luci accese, televisione a palla al massimo del volume, e ancora non è tornata a quest'ora che sono le 11 di mattina. Ho pensato di lasciargli un bel bigliettino qui sulla porta per quando rientra, dicendogli, più che dicendogli, facendogli questa domanda retorica: te pare se giusto che mica, ovvero ti sembra giusto che mia figlia si deve svegliare, perché pure mia figlia, mamma rumori, ma per fortuna si riaddormenta, ma comunque che tutti ci dobbiamo svegliare alle 4 e mezza di mattina, tiene qualche limite la tua maleducazione, perché uno poi te le chiama. E quindi vabbè, cercherò di capire che cos'è questa abitudine, perché evidentemente, non so, è un uso di uscire e lasciare la televisione a palla con le luci accese, forse ha paura che gli occupino la casa eccetera, vabbè, ok, però devi cominciare a avere paura pure che i vicini non ti sopportano più. Detto ciò, stamattina piccoli sfoghi, ma vabbè, ogni tanto si può pure fare. Apro Facebook, dove avevo condiviso un video, uno short, sull'acqua che mi esce gialla, arancione dai rubinetti, che a parte che sappiamo tutti che non si può bere l'acqua dai rubinetti qua a Fuerteventura, non si può usare nemmeno per cuocere la pasta bollendola, e questo va bene, ma appunto mi è stato fatto notare da più di una persona che ha commentato, e vi ringrazio, che questo livello di acqua gialla eccetera probabilmente dipende dal boiler, che lo dovrei cambiare. Ora, a parte questo consiglio utile per cui ringrazio tutti, spunta un commento, e qui non ce la faccio, non ce la faccio proprio a non dirlo, soprattutto perché purtroppo so da chi viene, non faccio nomi, ma mi fa un po' sorridere che le stesse persone che ti detestano e se ti incrociano la mattina davanti a scuola nemmeno ti salutano, però poi il commento al tuo video lo fanno. È buffo, perché su questo ci vuole abbastanza faccia di bronzo per fare una cosa simile, però vabbè. Detto questo, mi ha fatto tanto sorridere, a parte tutto il contenuto, ma lo sappiamo che il problema alle Canarie non è l'acqua ma l'alcol. Da una parte fa pure ridere, è simpaticissimo il commento, perché non è che non ci sia un problema di alcolismo diffuso qui, solo che vabbè, a parte il fatto che ovviamente non vedo il nesso col video dell'acqua che esce gialla dal rubinetto, cioè se vogliamo fa usci birra, io volendo firmo una petizione, tanto tra quella qua là e fa usci birra dai rubinetti, famo usci birra. Però a parte questo, mi ha fatto sorridere pure il fatto che uno possa dire che il problema alle Canarie è l'alcol, ovvero sì, certo che qui per una serie di motivi, turismo inglese e anche abitudini di vita che ci sono, obiettivamente qua c'è tanto diffuso l'uso dell'alcol, ma come si può commentare che in un posto, il problema di un posto sia una cosa in sé, ma il problema penso è veramente appunto psicologico nella testa di chi abusa di alcol. Quindi, visto che di solito sembro io che dico queste cose, invece mi è stato suggerito da un commento addirittura pure alla fine ostile nei miei confronti, quindi coglierlo fa capire quanto questo sia un argomento diffuso, appunto. Lasciando la stupidaggine che sia un problema canario l'alcol, visto quanto è diffuso ovunque, visto che forse questa persona vede poco TG e i programmi italiani, dove veramente in Italia siamo messi che i nostri dodicenni, tredicenni, quattordicenni iniziano ad essere consumatori accaniti e abusatori di alcol, quindi stiamoci un po' zitti sulle Canarie, che ce l'abbiamo pure in casa il problema. Ma detto tutto ciò, qui c'è un discorso, semmai mi si dirà, di un certo tipo di persone che sono venute qua con un certo tipo di mentalità, come al solito, pensando che sia veramente molto più facile fare la vita
del nuovacente, improvvisata in tanti modi, eccetera, eccetera. E questo porta, è vero, molto spesso, come d'altronde pure la letteratura ce lo insegna, questa vita bohémienne, cioè un po' così, no? È sempre condita purtroppo, purtroppo culturalmente dall'uso di alcol e anche altre cose. Quindi questo semmai secondo me è un fenomeno culturale forse un po' vecchio e che qui come alcune cose di anni e anni e anni fa uno le vede invece al presente qua, perché forse sì, un po' indietro su certe cose, anche in quelle buone, nel fatto che ci si conosce tutti nel paese, allora qua, nel bene e nel male qui siamo un po' indietro. E quindi sì, forse si dovrebbe aprire gli occhi sul fatto che in parte credo che, a parte il turismo molesto, chi cresce qua, vive qua e si ritrova con questo problema sotto gli occhi grande, a parte gli adulti come noi, 40 eccetera, per cui è un problema veramente psicologico tuo, personale, da risolverti se sei un alcolista, con tutto il rispetto, ognuno ha i suoi problemi, però quando diventa dei giovani ed è molto diffuso, sto d'accordo, è vero, io credo decisamente che la colpa non sia dei giovani, ma sia di una società che dovrebbe proporre qualcosa di più. Più stimoli, più opportunità, quindi in generale speranza di realizzare un po' un'identità, cosa che tolga il vuoto del fatto che uno o studio o lavoro, c'è cioè questa ruota di criceto per cui il massimo dello svago, della libertà e dell'ambizione quando uno non sta a fare un lavoro che non è niente, de che tra l'altro molto spesso è solo che uscire, andarsi a ubriacare, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo veramente che questo sia un problema sociale di poca proposta di altro, ecco, diciamo, non è certo quanto è presente l'alcol alle Canarie. Su, via!